siamo qui per un'altra lezione del progetto È solo un gioco, continuiamo a casa. Oggi vedremo un gioco molto semplice che si può fare con delle bottiglie di plastica, bottiglie di plastica vuote e una pallina, che può essere una pallina che abbiamo in casa, un piccolo peluche o semplicemente una pallina che facciamo con la carta e dello scotch. Come vi dicevo, quindi andremo a prendere delle bottiglie di plastica che metteremo in modalità di pouring, quindi ne metteremo di più dietro, che possono essere 4-5 fino ad arrivare ad una. Prendiamo una pallina, che come ho detto prima può essere una pallina che abbiamo in casa, anche fatta con la carta e lo scotch. E il gioco è semplicissimo, dobbiamo cercare di far cadere più bottiglie possibile con il meno numero di tiri. È una cosa che possiamo fare anche da soli, o possiamo fare una gara con il nostro padre, la nostra madre, la nostra sorella o fratello. Quindi con la pallina ci mettiamo a una certa distanza, con la palla in basso, quindi facendola scorrere, tiriamo e cerchiamo di farne cadere il più possibile. Un altro esercizio che possiamo fare invece è un semplice percorso, riutilizzando delle bottiglie di plastica, un divano o anche semplicemente un letto se abbiamo una stanza grande, un tappetino se ce l'abbiamo, dei cuscini per fare una capriola e poi dei cerchi che ovviamente se non abbiamo i cerchi in casa possiamo farle con delle corde o degli elastici. Il primo esercizio andiamo a fare uno slalom appunto con delle bottiglie di plastica. Se è un esercizio da capriola che possiamo fare in questo caso sul divano. Terzo esercizio, facciamo dei cerchi, possiamo farne anche più di uno se ce l'abbiamo, salti a piedi uniti nei cerchi.